Allora, la tecnologia S-Drive, alcuni di voi conoscono e hanno visto tutto il processo e i discorsi che, di cui abbiamo parlato su questa grande tecnologia, e oggi vi voglio avere qui con me uno dei grandi esperti della, direi uno dei padri di tutto quello che voi vedete in Italia, è sicuramente uno dei massimi esperti della medicina quantistica, della biofisica. E ho detto, guarda, c'è bisogno di una cosa importante. Abbiamo bisogno di trasmettere l'importanza... Aspettate un attimo, scusate, non so come mai se n'è andato, ogni tanto abbiamo un po' di casino. Eccolo qua. Abbiamo bisogno di trasmettere l'importanza di questa tecnologia. E per questo dobbiamo assolutamente pensare che uno dei pochissimi in grado di farlo è il professor Pier Giorgio Spaggiari. Prego, prof. Allora, grazie. Devo dire che venendo questa mattina da Milano col treno ho preso alcuni appunti per fare una, direi, un discorso molto coerente. Voi sapete che io parlo un linguaggio un po' diverso, cioè pur essendo un medico parlo un linguaggio anche da fisico, perché qualcheduno potrà dirsi e potrà domandarsi, ma l'S-Drive, che è quello che io ho alle spalle, cos'è? Magia? E allora ho scritto qualche appunto. Sicuramente in questi giorni voi avete sentito dei personaggi importanti che vi hanno parlato dell'epigenetica e come in effetti l'ambiente in generale va a influenzare il comportamento del, diciamo, delle nostre cellule. Ci sono aspetti ambientali, sì, qualcuno ve l'avrà già detto. Ci sono aspetti alimentari, ma senz'altro. Ci sono aspetti sociali, senz'altro. Ci sono relazioni che vanno a influenzare in positivo o in negativo, senz'altro. Ma io non voglio entrare in questi temi che avete già sicuramente sentito. Ma io vorrei fare alcune valutazioni con dei punti interrogativi, ma tutto quello che noi abbiamo studiato, e parlo per gli operatori della sanità, medici, collaboratori, biologi, ma tutto quello che ci hanno detto è effettivamente solo regolato da reazioni di tipo biochimico? Perché se è così, guardate, esco dalla porta, me ne vado via. Ma non è così. Ci hanno raccontato una parte della verità. Le reazioni biochimiche sono
fondamentali e nessuno deve metterli in dubbio. Il punto è che nessuno ci ha spiegato come avvengono, perché queste molecole si incontrano al momento giusto, al tempo giusto e fanno la reazione giusta. Perché se la fanno sbagliata, nasce la patologia. E allora il punto è: ma chi è che le fa incontrare? Ci deve essere un regista, ci deve essere Gesù Cristo per quelli che credono, che fanno incontrare le molecole in modo tale che si incastrino. E ci ho pensato, anche perché mi sono laureato in medicina e ho detto non è possibile. E allora qui cambio la giacca, metto la giacca blu e faccio il fisico. E penso, rifletto, non faccio formule matematiche, non spaventatevi, ma rifletto. Ma le masse di cui è formato il corpo umano, che hanno comportamenti diversi, queste masse sono formate da cellule diverse, hanno compiti diversi, ma le masse, l'ho studiato, ma le masse io le vedo come energia, le masse come energia. Ma qual è l'energia? Dov'è l'energia? Non la tocco, non la vedo, non la sento, non l'aspiro l'energia. Non c'è. No, c'è. E la massa me l'hanno insegnato i miei padri della fisica quantistica. Non me la sto inventando io come spaggiare. Me l'hanno detta loro. Che le masse energia, e l'energia come si esprime? Attraverso un'onda. E un'onda, il parametro fondamentale dell'onda che rappresenta l'onda è la frequenza. Ah, ma allora aspetta un momento, ma cerco di toccarmi, cerco di sentire con le mani, ma non sento nessuna vibrazione, non sento nessuna onda, perlomeno non la percepisco. No, forse sì, aspetta, forse sì. Forse adesso che ci penso potrei fare un esempio interessante. Il cuore. Così la estendo a tutto il resto. Mi sto mettendo la mano sul cuore, vibra, fortunatamente, perché sennò dovrei interrompere la lezione, e mi troverei in grande imbarazzo, in modo particolare io. E se metto due elettrodi sul cuore, vedo proprio che c'è un pennino che scrive su una carta, che si muove. E quella roba lì che cos'è? Fa una forma strana, fa una forma strana. È una corrente quella lì, la corrente cardiaca. E allora voi non potete ignorare, non lo potete, mentre la parte di fisica quantistica non la conoscete, è giusto che non la conoscete, a meno che qualcuno non abbia lobby, ma questa la dovete conoscere. Che ogni qualvolta circola corrente, la lampadina, adesso se io spengo, non c'è più corrente. Se vi dico di riaccenderla, si accende la lampadina e vuol dire che circola corrente. E la corrente, questo dovete saperlo, l'avete studiato alle medie superiori, la corrente provoca campo elettromagnetico. Ah, ma allora attenzione, ma allora vuol dire
che il mio cuore che sta battendo e che produce corrente produce campo elettromagnetico, e il campo elettromagnetico si propaga nello spazio alla velocità della luce. Arriva a tutti voi, sta arrivando a tutti voi, sta arrivando, e va al di là di quel muro, va al di là di quei vetri. E voi risuonate sul campo elettromagnetico emesso dal mio cuore. Voi questa sera mi penserete, voi ascolterete, certo. I segnali li esprimo attraverso la parola, evidentemente, ma il vostro cuore rimarrà in qualche modo coinvolto, si dice dal termine fisico, in risonanza con quello che io vi dico. Ma il cervello anche, se metto due elettrodi qui, due elettrodi qui, due elettrodi qui, due elettrodi qui, cambia la forma. Eccola l'emissione del cervello, eccolo qua, guardate il mio dito. E quello genera, è una corrente, corrente cerebrale. Faccio l'elettroencefalogramma. E allora a questo punto la corrente provoca campo elettromagnetico. Quindi anche il vostro cervello sta risuonando sulle mie parole, sull'energia emessa. E allora chiudo questo argomento per dirvi: ma il cuore ve l'ho dimostrato, il cervello ve l'ho dimostrato, ma mi domando, il fegato no? Il pancreas no? Ma certo sì. Ma ovvio, massa pancreas, energia pancreas, onda pancreas, frequenza pancreas. Allora noi siamo un insieme di onde, oltre a tutto quello che avete sentito ieri, l'altro ieri, compagnia bella, gli effetti dell'alimentazione, ha parlato l'ultimo. Gli effetti degli integratori, gli effetti dei farmaci. Eh no, ma io parlo che dentro di voi, dentro di me, guardo, mi sto guardando anche se non sento, ma c'è un caos incredibile di onde. E come fai tu a esprimerle queste onde? Ci sono dei sistemi, certo, fortunatamente la tecnologia avanza, siamo riusciti a fare delle cose meravigliose, stupende. E arrivo. Ma sto vedendo che lassù c'è una specie. Guardate un po', fa vedere come è fatto. C'è un filo, guarda, gira, 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 arriva al centro, guardalo qui, ritorna indietro facendo esattamente un percorso inverso. Non voglio fare una lezione di fisica, anche se mi piacerebbe molto, ma quella lì è una bobina. Ma cos'è una bobina? Ha un filo avvolto. Se io gli prendessi un filo di rame, vengo qui, giro così, questo è l'inizio, faccio la prima spira, la seconda spira, la terza spira, la quarta spira, la ennesima spira, quanto ne volete voi, e poi arrivo qui e torno indietro, faccio un numero di spire pari a quelle che ho fatto. È una bobina strana quella lì. Se avessi avuto il tempo, io generalmente lo faccio. Arrivo qui con una radio, poi mi metto a smontarla la radio e faccio vedere, prima ve la faccio sentire, no? Perché
qui parlo di onde che sono invisibili, arrivo qui con la mia radiolina, accendo e poi cambio quello che noi fisici chiamiamo la sintonia della radio e prendo una frequenza, Radio Milano International. Poi giro, no, mi sono scocciato, giro e prendo Radio Monte Carlo e poi giro, prendo un'altra. Se qui siamo a Bologna, Radio Bologna prendo. Ma no, io non lo, onestamente non le vedo, non le sento, ma la radiolina sì. E mi domando come mai. E ve lo dico io come mai. Non ve la smonto la radio, anche perché non ce l'ho, ma generalmente la faccio vedere. C'è dentro una bobina, c'è dentro un'antenna che capta il segnale e a questo punto mi permette di sentire tutte le frequenze che sono qui dentro e che, guarda caso, io non sarei in grado assolutamente di ricevere. Grazie. C'è un qualche amico qua che è arrivato. Allora vi devo dire così. Ma grazie allo sviluppo della tecnologia siamo riusciti a creare dei circuiti risonanti pazzeschi. La radio, la televisione, il vostro telefonino. La base sono circuiti risonanti. E la domanda che mi faccio, ma voi siete circuiti risonanti? Sì, ve l'ho dimostrato sul cuore, sul cervello. Siete circuiti risonanti. E allora continuo a guardare quella roba lì, la bobina. Ma senti un po', io ho delle slides che sono manuali. Vuol dire che so le cose, eh? Perché quando uno presenta una slide può darsi anche che non le sappia, le abbia fatto una. Ah, ma non ci sono più fogli? Il contrario? Allora, ritorno per arrivare poi all'S Drive, no? Perché parlo della tecnologia, parlo in modo tale che voi capiate che quello sul quale si basa quello strumento non è frutto dell'invenzione o della fantasia o di una sfera di cristallo. Perché qualcuno potrebbe dire, no, ma questa è stregoneria, ma no, dai, ma su, smettila, cerca di essere serio. E allora voglio dirvi, avete capito che noi siamo un insieme di frequenze? Il vostro corpo c'ha dentro un caos di onde, l'avete capito? Che vanno dal cervello verso giù, ma no, vanno anche da giù verso il su. Deve essere un caos bestiale. E quando uno c'ha qualche cosa che non quadra, lo giustifico come un caos, no, ci formano degli ingorghi, dei nodi tra le onde elettromagnetiche interne del vostro corpo. Questa è la verità. Noi medici, quando uno c'è una patologia, cosa fa? Va dal medico, il paziente va dal medico, gli darà, se il medico capisce, non è detto, e gli dà un farmaco. E cosa uno va a pensare? Che il farmaco te lo do, andrà a modificare una certa reazione biochimica che era sbagliata, la riporta in una condizione giusta. Questa è la medicina. E io ci penso un attimo e dico, ma scusa, e se io con dei campi esterni potessi modificare il caos che è successo
lì dentro. Sì, potrebbe anche essere, giusto. Mi sembra un'azione intelligente. Allora ci sono due aspetti. Uno è quello della biochimica e l'altro è quello della biofisica. E adesso arrivo alla biofisica, per arrivare là. Guardate un po'. Guardo voi, eh. Devo farvi un disegno. Metto su questo asse le ampiezze e su questo asse metto le frequenze. Poi guardo voi perché non voglio farvi vedere che è frutto di una preparazione mia. Guardo voi, eh? Sapete che se avessi uno strumento in grado di rilevare tutte le frequenze emesse dai vostri organi e se volessi andare ancora più sotto dalle vostre cellule di cui sono composti gli organi, ecco, parto, eh? Guardo voi, attenzione, cosa succede, guarda che roba, vediamola, poi la interpreto, non chiamerò nessuno di voi medici, se non scrive mica tanto bene. No, non sono penne elettroniche queste qua, ragazzi, almeno l'organizzazione. Almeno quello, no, non si è visto il tubo. No, ragazzi, le onde non si vedono. Che è successo? Ecco qua. Allora, ritorno da capo. Adesso, guardandovi in maniera diversa, cambierà anche l'onda, ma vabbè. Spero che scriva, perché non riesco a guardare. Scrive? Confermate? È la miseria. Sì, certo, perché lì dentro c'è la somma di tutte le onde, compreso quello che non ho mangiato stamattina, quello che ho bevuto. Lì ci sono tutte le informazioni dell'inquinamento del campo che ho qui dentro, del fatto che voi mi state emozionando. C'è dentro tutto lì, si chiama spettro di frequenza. Allora io che faccio? Faccio il fisico, il matematico, da un certo punto di vista, guardo e dico, ma cavolo, ma come può essere interpretata sta roba qua? È di una complessità enorme, ma secondo voi il mio computer che riceve queste mie informazioni è in grado di prendersele? No, il computer non è in grado di prendersele. Perché? Quella curva si chiama curva analogica, è un calcolatore, analogica vuol dire che è in continuo, vuol dire quello. Allora il computer cosa fa? Non è in grado di riceverla. Ma se io vi faccio questo scherzo da prete, questo è il primo punto, va bene, che coordinate ha? Questo qua, su questa frequenza 1 e questa ampiezza a 1. Questo punto ha queste coordinate, frequenza 2, ampiezza a 2, eccetera, eccetera, ovvero trasferisco questa curva che è in continuo in successione di punti. Questo si chiama trasformare una curva da analogica in digitale. Allora il digitale vuol dire che io traduco quell'andamento attraverso punti. Beh, vi ho fatto una lezione. E questo? Questo potrebbe essere memorizzato dal computer, certo. Adesso faccio un salto e torno alla mia bobina. E poi torno a questo schema e collego la bobina a questo schema. Fa vedere questa bobina? La riguardo. Sì, sì. No, perché se no cado per terra e... Ma la bobina mi salverà. Sono convinto. Ma questa bobina è una roba incredibile. Meravigliosa. Ma vedo che
lì c'è stata messa una pinzetta e penso che sia un capello quello lì, vedi? Anzi, sicuramente un capello. E perché il capello? Perché guardate che il capello rappresenta il tracciante biologico, uno almeno, dai, uno dei traccianti biologici importanti nel cui bulbo è rappresentata la vostra storia completa. Vi parlo di un'esperienza mia. Io ho fatto il direttore generale dei più grossi ospedali lombardi per 20 anni. E molto spesso abbiamo fatto degli incontri, siamo stati costretti a fare gli incontri con le autorità di polizia, con i carabinieri, con la finanza. Perché? E perché ti prendevano uno e volevano sapere immediatamente se quello lì era drogato o non drogato. L'esame più importante sarebbe stato quello di fare l'esame dell'urina. Ma in effetti i carabinieri dicevano, no, l'esame dell'urina devo infilargli un catetere, perché il secondo dice no, non mi scappa. E non puoi mica tu infilargli un catetere, perché è un esame cruento. Quindi non è ammessa dalla legge. Ma guarda caso, se il carabiniere passa un attimo, gli tira via 3 capelli. Oh, scusa, non volevo farlo, ma toh, bene. Il cappello è la memoria tracciante biochimico, biologico più importante. E cosa si fa con l'analisi del cappello? Si va a vedere se uno è drogato, di cosa è drogato. Ah, allora vuol dire che il cappello attraverso il bulbo tiene in memoria tutto. Tutto. Allora il problema è come io trasferisco questa roba qua. Poi vorrei farvi una domanda difficilissima a voi. Ma mentre sulle onde noi parliamo sempre di onde belle, guardate, un'onda così, sinusoidale, o un'onda quadra così, o un'onda triangolare così, sono tutte onde belle, facili da interpretare. Ma qui c'è un caos pazzesco. Come interpreti questo picco qua? Come interpreti anche questo picco molto più basso? Beh, non faccio, ho detto, una lezione di fisica, ma sappiate che una qualunque rappresentazione brutta, non bella come può essere una sinusoide, c'è un teorema della fisica che non vi spiego, che è il teorema di Fourier, che dice che qualunque onda sporca, brutta, può essere sempre vista come somme di onde belle, sinusoidali, a partire dalla frequenza pari a questa. Quindi se questa qui fosse stata 500 Hz, sicuramente quel picco lì ha almeno un'onda che chiamo fondamentale a frequenza 500 Hz. Ah, caspita, ma allora una schifezza come quella che vi ho disegnato, perché questa è una schifezza, ma rappresenta la somma delle onde presenti nel vostro corpo, è veramente quello che veramente il vostro corpo sta vivendo nel momento in cui vi ho strappato i capelli. Allora il problema è, ma come cacchio fai? Devi avere un sistema risonante. Ah, sistema risonante, forse è quello che vi ho spiegato anche con l'esempio della radio. Lì dentro c'è una bobina anche nella radio. Oh, ma questa è una bobina però strana. È una bobina non solo strana, geniale. Il termine giusto è geniale. Perché è in grado
di riprodurre. Io arrivo col cappello che rappresenta questa roba qui, arrivo e glielo metto qui, ecco rappresentato, e quella bobina risuona. Risuona come risuonate voi col vostro cuore quando vi sto parlando, come risuonate voi con la parola e che esprime i concetti del mio cervello, nello stesso modo. E quindi questa qui è una roba che mi lascia con la bocca aperta, vi deve lasciare con la bocca aperta, perché questa è l'invenzione più importante, bella, entusiasmante che qualcheduno ha pensato di progettare. E ma allora stavolta ci siamo. Perché? E perché io ho memorizzato, da là esce lo spettro. Io lo rendo a punti, quindi lo memorizzo sul vostro computer. E il computer, via internet, va a finire dall'altra parte del mondo. No, in questo caso va in Germania. Sì, beh, ma potrei mandarlo anche dall'altra parte del mondo, attraverso internet. Ah, caspita. E là che cosa succederà, là? Dall'altra parte del mondo, in Germania. E ci sarà un gruppo di ingegneri che riceverà queste informazioni, le decodifica sulla base delle frequenze che vi ho raccontato, la scompone quel caos incredibile dello spettro di frequenza e, guarda caso, ne tira fuori delle valutazioni che voi già ieri, l'altro ieri, eccetera, avete avuto attraverso degli amici, dei maestri, dei professori che sono qui presenti. È tutto qua. Allora voi capite bene che quando uno dice ma è scientifico, ma no dai smettila, non prenderci in giro, questa... ma sì, poi quanti strumenti ci sono sull'ana del cappello, dai su, no. Ma gli altri strumenti non si basano sul trasferimento di uno spettro frequenziale complesso, difficile, che tiene conto di tutte le variabili. Ecco perché io sono partito dall'epigenetica, poi ho detto, ma no, ma scusa, faccio una lezione di epigenetica, ma dai, l'avranno già fatta Bartolo, l'hanno fatta tutti gli amici che ci sono qua in prima fila, quindi vado a fare quello, ma no. Entro nel particolare e vi faccio vedere che quello che sembra essere una fantascienza analizzata in una palla di cristallo è diventata a pieno titolo scienza, e la base di questa scienza si chiama biorisonanza, e il cappello è il tracciante che i nostri amici hanno deciso di utilizzare perché è quello che dà più informazioni coerenti sul vostro stato complessivo di benessere da una parte o non benessere dall'altra. E quindi i famosi grafici che avete visto, le famose torte che avete visto e tutto quello che in questi due giorni voi avete imparato. Eccomi qua.